Ciao, io sono Rodrigo e vi racconto la vita di Raffaello. Raffaello Santi nasce il 6 aprile 1483 a Urbino, nel cuore delle Marche, la culla dell'umanesimo. Magia, la madre, è figlia di un commerciante urbinate. Giovanni, il padre, è un pittore locale di modesto rilievo, ma incuriosito dalle ricerche innovatrici della pittura del suo tempo. Siamo in pieno Rinascimento. Il vecchio Piero della Francesca probabilmente ha già concluso la sua opera. Sandro Botticelli ha 38 anni, Leonardo da Vinci 31 e un ragazzino di 8 anni di nome Michelangelo Buonarroti. Non puoi immaginare che 25 anni dopo firmerai affreschi nella volta della cappella appena fatta costruire da Papa Sisto IV, la Cappella Sistina. Fin dalla sua prima infanzia Raffaello aiuta il padre a preparare i colori e a lavare i pennelli. Nell'autunno del 1491 perde una dopo l'altra la mamma e la nonna e si ritroverà così all'età di 8 anni solo con il padre. 3 anni dopo, questi di ritorno da Mantova si ammala e muore a sua volta. L'orfanello entra nella bottega di Timoteo Viti, un giovane pittore illuminato verso il quale fa parecchi progressi. Ma ben presto l'allievo supera il maestro e Raffaello lascia Viti per recarsi a Perugia presso la bottega del Perugino, uno dei maestri più apprezzati del momento. Con lui Raffaello abbandona ogni velleità personale e impiega tutte le sue energie a tentare di copiare lo stile e la tecnica del maestro. Questi sforzi daranno i loro frutti, tanto che ben presto sarà impossibile distinguere le opere dell'allievo da quelle del maestro. A 17 anni Raffaello viene incaricato di dipingere una palla per la chiesa di Sant'Agostino a Città di Castello. Nel contratto viene citato come maestro, termine con il quale in quest'epoca vengono designati i pittori professionisti. Nel corso degli anni l'influenza del Perugino, evidente nelle prime opere, sfuma a poco a poco. Raffaello lavora accanitamente su quadri la cui composizione sembra sempre più chiara e l'atteggiamento dei personaggi assume sempre maggiore naturalezza. Si interessa da vicino alla vita artistica di Venezia, Roma e Firenze, dove lavorano Michelangelo e Leonardo. Volendo fare ulteriori progressi, ottiene dalla sorella del Duca di Urbino una lettera di presentazione al Convaloniere della città toscana. L'oggetto della missiva è Raffaello, pittore di Urbino, che per ragioni di studio ha deciso di stabilirsi per qualche tempo a Firenze. Lo raccomando vivamente a Vostra Eccellenza. A Firenze, Raffaello intende arricchire la sua arte studiando le opere dei suoi contemporanei e i capolavori del passato. I lavori di Masaccio, Leonardo e Michelangelo lo spronano ad approfondire gli studi. In poco tempo compie progressi strabilianti che lo costringono ad affrontare numerose commissioni provenienti da Firenze, Perugia, Assisi, Vienna, Urbino, Venezia e Roma. Il ritmo frenetico della sua esistenza non si ripercuote sulle opere, la cui serena bellezza lascia immaginare una vita tranquilla. La sua fama si fa sempre più grande, mentre l'ambiente artistico di Firenze viene a poco offuscato da quello di Roma, dove il Papa Giulio II predica una grande politica per lo sviluppo delle arti, una politica della quale Raffaello sarà uno dei più fortunati beneficiari. Alla fine del 1508, spinto dall'ambizione, Raffaello lascia Firenze. Alla fine del 1508, spinto dall'ambizione, Raffaello lascia Firenze per Roma, lasciando così tutti i suoi lavori in sospeso. L'occasione per la partenza gli viene offerta dal pittore e architetto Donato Bramante, direttore dei cantieri di San Pietro. Giunto in Vaticano, trova una squadra di artisti che sta già lavorando alla decorazione degli antichi appartamenti di Nicola V. Le proposte che Raffaello sottopone a Giulio II impressionano talmente Papa che questi congeda gli altri pittori affidando la direzione dei lavori a questo giovane di 26 anni. Circondato da assistenti e allievi, Raffaello inizia con la stanza della segnatura. La sua genialità è immediatamente riconosciuta dalla corte papale. A Roma non c'è notabile che non voglia possedere un esempio dell'arte di Raffaello. E il nostro artista si trova così costretto ad accettare i numerosi incarichi che gli vengono commissionati. Il banchiere senese Agostino Chigi è una delle personalità più potenti di Roma. Possiede, sulle rive del Tevere, una villa sontuosa, la Farnesina, dove ha trasferito la sua amante e dove vive agiatamente. Chiede a Raffaello di decorargli la loggia orientale, di eseguirgli un affresco per la cappella dedicata a Santa Maria della Pace, di disegnare il progetto, in mosaici e una statua, per la sua futura cappella funeraria a Santa Maria del Popolo.
Nel febbraio del 1513 muore il Papa Giulio II. Il suo successore, Leone X, accorda a Raffaello favori e protezione. Alla morte di Bramante viene nominato architetto della Basilica di San Pietro, nonché responsabile di tutte le grandi opere intraprese durante il nuovo pontificato. Il nostro artista raggiunge in questi anni l'apice della sua carriera. Molto impegnato, in seguito alle nuove responsabilità presso la Corte Vaticana, Raffaello trascura la pittura e molto spesso affida ai suoi allievi il compito di eseguire le tele e gli affreschi da lui impostati. Disegna il progetto di Villa Madama per il futuro Papa Clemente VII e di una stanza da bagno per il Cardinal Bibbiena. Dirige scavi archeologici, si occupa della stesura di una pianta dell'antica Roma e organizza grandi feste. Il lavoro e le donne finiscono per occupare tutto il suo tempo. Eppure riesce ancora a trovare il modo di realizzare alcuni capolavori, come il ritratto di Leone X con due cardinali, o San Michele debella Satana. Tutto sembra sorridergli una volta conquistata la pienezza della sua arte e raggiunto il vertice della gloria, ma alla fine è purtroppo vicina. Spinto a prendere moglie dall'amico Cardinal Bibbiena, Raffaello acconsente a sposarne la nipote. Le nozze dovrebbero aver luogo nella primavera del 1520, ma il destino vuole altrimenti. Una sera di maggio l'artista rientra precipitosamente a casa in preda a una febbre causata dalla stanchezza e da un brutto colpo di freddo. Consapevole della gravità delle sue condizioni, redige il proprio testamento e spira una settimana dopo, il 6 aprile 1520, Venerdì Santo è giorno del suo 37° compleanno. Per rendere omaggio alla Corte Pontificia viene messa a lutto, un onore solitamente riservato solo al Papa e a rari uomini di Stato. Raffaello viene sepolto a Roma nel Pantheon e l'epitafio, dedicatogli da Pietro Bembo, mette in evidenza tutto il fascino che esercitò sui suoi contemporanei. Ille hic Raffael, timuit quos hospite vinci, rerum magna parens, et moriente mori. Qui giace Raffaello, quando era vivo, davanti a lui la natura credeva di essere sopraffatta. Oggi che non c'è più, teme di morire. Ci vediamo.